Quanti coltelli di mamma si possono avere al massimo? È possibile usare la Chaos Card contro Dark Esaù? Cosa succede se usi il Plum Flute contro Baby Plum? Cercherò di dare una risposta a queste e a tante altre domande che voi mi avete fatto in questo secondo episodio di... Iniziamo subito con una interessante. Cosa succede se si usa Blank Card e la Double Active Card allo stesso momento? Come tutti sanno, la Blank Card è una carta che ti permette di duplicare l'effetto delle carte che già si possiedono nell'inventario. Ma cosa succede se viene usata con la Double Active Card, che fa sì che l'oggetto attivo venga riutilizzato, quindi si crea un loop? Bene, succede semplicemente che... sia la carta che la blank card vengono distrutte e si viene teletrasportati nella IMR Room. Un'altra domanda molto semplice: cosa succede se, avendo Tractor Beam, prendo un oggetto che spara delle lacrime con un output random, come per esempio i polmoni di mostro? Quindi cosa succede con oggetti che mi fanno sparare completamente in direzioni casuali, tipo Eyesore o anche il Monstro Slang? Vediamo un po'. Ok, Monstro Slang non sembra essere influenzato per niente dal Tractor Beam. Ah, e nemmeno Eyesore. Ok, no, le lacrime randomiche vengono comunque sparate randomicamente. Strano, pensavo che tutte avessero seguito il Tractor Beam, invece a quanto pare no. Very very sad, devo essere sincero, very very sad. Ma se usi Genesis e poi il Teleport 2.0, dove ti porta? Allora, questa è un po' una continuazione dello scorso episodio, perché se noi usiamo Genesis, che è l'oggetto che ti porta in una stanza speciale, dove ti fa prendere uno tra tre oggetti per ogni oggetto che avevi precedentemente nell'inventario, e ci diamo anche il teletrasporto normale, ma proviamo, il teletrasporto 2.0, perché me l'ha chiesto la domanda, dove ci porta? In una stanza normale del piano. Ok, molto triste mi viene da dire. E parlando sempre di Genesis, questo utente mi chiede: prendere Genesis nella challenge Back Asswards porta a un soft lock? Come vi avevo già mostrato l'altra volta, questa challenge incomincia con la battaglia contro Mega Satana. E in questo contesto, che cavolo succede se usiamo Genesis? Siamo sempre nella Dark Room. Gli oggetti non ci sono stati tolti, ma sono completamente casuali. Ok. E se torno giù? È come se fosse ricominciata la challenge. Mi sono cambiati gli oggetti, le statistiche e tutto il resto, però ero arrivato fuori dalla stanza di Mega Satana. Molto interessante come cosa. Cosa succede se muori nella fuga contro l'ombra di mamma quando hai 9 lives? Ok. Allora, prima di tutto approfitto per dirvi una curiosità extra. Se siete in questa stanza per accedere alla escape sequence contro l'ombra di mamma, ma non avete ancora schiacciato tutti i tasti gialli, se avete la possibilità di volare, potete semplicemente piazzare due bombe davanti alla porta ed entrare anche senza aver appunto sbloccato il carrello da miniera. Questa è una chicca in più. Poi però adesso proviamo cosa succede se prendo le 9 vite del gatto. Ah, ok, la situazione è interessante, perché gli oggetti tecnicamente dovrebbero essere disattivati in questa parte di gioco, però il per 9 vicino alla vita ce l'ho ancora. Proviamo a morire senza iniziare ancora l'escape sequence, vediamo cosa succede. Niente di troppo diverso da quello a cui effettivamente pensavo. Voglio però fare ancora un test. Gli oggetti normalmente sono disattivati all'interno di questa area, e questo è ok. Ma se raccolgo l'oggetto direttamente dentro l'area, è comunque considerato disattivato? Sì. E allora devo fare ancora un ultimo test, veloce veloce. Se non funzionano gli oggetti, possono funzionare almeno le rune? La Soul of Lazarus tecnicamente ti fa rinascere quando muori. E funziona anche qua dentro? Ok, quella sì. Quindi c'è un modo per rinascere, semplicemente non con gli oggetti. Almeno una cosa in più l'abbiamo scoperta. Molto figo. Andiamo con una molto semplice. Ma se prendo più di una volta Skullbag, posso prendere più di due oggetti attivi? Non sono sicuro. Allora, quindi normalmente, ovviamente, ogni personaggio può avere un oggetto attivo. Con la Skullbag se ne possono avere due. Con una seconda Skullbag posso averne tre? Purtroppo, come immaginavo, la risposta è no. Ed è veramente un peccato, perché poteva essere divertentissimo avere un intero inventario di oggetti attivi. Questa non è tanto una curiosità quanto una semplice domanda. Ma a cosa serve la carta Suicide King? Effettivamente su The Binding of Isaac ci sono diverse carte molto inutili. E la Suicide King è sicuramente una di quelle. Perché quando la usi...
semplicemente muori. Come avete visto, il personaggio viene sacrificato per generare qualche moneta, qualche consumabile e ogni tanto anche qualche oggetto. Quindi, ovviamente, l'unico modo per cui questa carta può essere anche lontanamente utile è se si possiede un respawn. Per esempio, andiamo dentro la Curse Room per sparare in qualche oggetto della pool della Curse Room e usiamola. Esatto, ci sono comparsi due oggetti della pool della Curse Room, Guppy's Eye e Magic Skin. Siamo rinati perché avevamo l'Inner Child. Può essere un po' utile, diciamo. Però, quando mai vi capita di avere un respawn e di non avere problemi ad usarlo? Mai. Questa carta è proprio inutile. Però, ragazzi, assolutamente niente sarà più inutile della Rules Card. Usando la Debug Console, puoi creare due o più coltelli? Credo che intende quelli per affrontare Mother. Allora, ho spawnato 10 pezzi per ogni coltello. E vediamo se effettivamente se ne possono generare più di uno. E ora che ce ne abbiamo 11, posso lanciarli tutti quanti? Oh mio Dio, sì che posso. È tipo un tenti da polio non steroids sta cosa. Madonna, che danno che devono fare. No, vabbè, bellissimo. Devo farci una challenge così. State scherzando, è fortissima sta cosa. Questa invece è molto particolare. Se sulla challenge cantripped si possiede il trinket butter, le carte degli oggetti attivi ritornano in forma di carte o di oggetti attivi? Allora, questa è da spiegare. Questa challenge cantripped è molto divertente, perché non utilizza degli oggetti per farmare i nemici, ma solamente delle carte che simulano gli effetti degli oggetti attivi. Il butter, per chi non lo sapesse, è un trinket che fa sì che l'oggetto attivo venga droppato quando viene utilizzato. E ho fatto crashare il gioco perché ho usato la Bag of Crafting. Non ci credo, io odio Tainted Cane. Dicevo, ci sono delle carte che simulano gli effetti degli oggetti attivi, che possono, come vedete, anche essere droppate dai nemici. E quindi cosa succede se raccolgo il butter e poi uso un oggetto attivo temporaneo? Assolutamente nulla. Si può ottenere il Death Note con lo Spin Down Dice o il Death Certificate? Se sì, farà iniziare l'ascesa da qualunque piano ti trovi? Che bella domanda questa, non ho proprio idea. Allora, prima di tutto, la wiki dice che Death Note è l'item numero 668. Quindi posso spawnarlo io? Sì che posso. E se lo prendo? Ok, pensavo succedesse qualcosa. Se andiamo nel piano speciale e prendiamo in un qualsiasi punto la Death Note, funziona invece? Quindi cosa succede se la prendo qua? Comunque niente. Deve essere per forza nella stanza... in questa stanza? E magari non funziona con un altro se ne spono un secondo. Funziona? Ok, funziona. Solo all'interno di questa stanza, mi sa, però. Non fa proprio niente se non è quello adatto nella stanza adatta. Peccato. Ora però scopriamo se si può trovare col Death Certificate oppure con lo Spin Down Dice. No, no. No, mi sa che siamo arrivati alla fine, ragazzi. E con il Death Certificate non si può trovare. Però, se noi prendiamo lo Spin Down Dice e generiamo l'oggetto con l'ID superiore a Death Note, quindi 669, che è la salsiccia, dopo lo Spin Down Dice va a trasformarlo in quello o in qualcos'altro? Effettivamente si può trovare, ma veramente? Cavolo, molto interessante. Questa è una delle più gettonate. Si può usare la Chaos Card contro Dark Esaù? Vi dico già fin da subito che purtroppo la risposta è no. Perché purtroppo questo bastard non può essere ucciso in alcun modo. Né con la Chaos Card, né con Mamma Mega, e nemmeno con Plan C, che fa fuori ogni singola cosa all'interno della stanza. È letteralmente immortale. In realtà un po' di tempo fa era possibile uccidere Dark Esaù, come ci dimostra il buon Sincer in un video di 3 anni fa. Sincer? Nella prima versione di Repentance era effettivamente possibile ucciderlo. Si poteva cancellare con l'Eraser, come ora vedete. E non sarebbe mai più comparso in tutto il resto della partita. Però l'hanno cambiato e al giorno d'oggi è impossibile farlo fuori, purtroppo. E io qua ho un pacco. Un pacco che il buon Beaten Dungeon, che avete visto ora scrivere in chat, mi ha mandato, personalizzato per me. Oddio. Allora. Porca Eva, ma che figata allucinante! No, vabbè, ragazzi, è bellissima! Il buon Beaten Dungeon, ragazzi, ha questo stile molto molto interessante. Se avete piacere di avere una tela di questo stile, creata interamente a mano dal buon Beaten Dungeon, c'è il link in descrizione per andare sia iscrivervi al suo canale YouTube e supportarlo un po',
e ovviamente soprattutto a scrivergli su Instagram e commissionargli una di queste tele con il codice Demone5. Se gli scrivete in chat e gli dite il codice Demone5, avrete anche un 5% di sconto sul valore totale, insomma, dell'acquisto. Grazie veramente di cuore, è stupenda e non ho un chiodo, ma giuro che appena posso la appendo là dietro. È vero che c'è un modo per superare il valore massimo della velocità? Allora, tecnicamente sì. Se nella pagina dei seed speciali inseriamo il codice GFUEL, attiviamo l'easter egg del GFUEL, che era una challenge speciale uscita in collaborazione con GFUEL che ha fatto The Binding of Isaac più di un anno fa ormai. E se iniziamo una partita con questo easter egg, ci troviamo il GFUEL, che ci aumenta le statistiche, ma se ne raccogliamo tanti, la velocità vedrete che arriva veramente alle stelle. Ora siamo a 1,60 e siamo una mitragliatrice. Ora siamo di nuovo un fucile a pompa e siamo a 1,80 di velocità. Ora siamo a 2 di velocità. E ora, anche solo con questo, arriviamo, sì signori, a 2,20 di velocità. Non so perché l'audio non vada, ma siamo una mitragliatrice infernale. Porca miseria, sta esplodendo tutto! Riusciamo ad andare oltre ai 3? Signori, siamo ufficialmente a 4 di velocità. Ok, a 5 di velocità il gioco ufficialmente non capisce più nulla. Sono troppo veloce per passare oltre le porte. Se viene usato Diplopia con la Glitch Crown, sdoppia tutti gli altri oggetti oppure solo quello mostrato in quel momento? Sai che non lo so. Dovrebbe essere abbastanza facile da provare. Semplicemente esponiamo Diplopia, ci esponiamo la Glitch Crown e vediamo se effettivamente Diplopia accoppia tutti gli altri oggetti anche. No, ok. Viene sdoppiato solo l'oggetto che c'era in quel momento, ovvero Bomber Boy, e tutti gli altri sono completamente diversi. Se lo facciamo di nuovo... abbiamo di nuovo Bomber Boy con tutti i 4, ma tutti gli altri sono ancora diversi. Molto figo, molto figo. Può essere un buon modo per sfruttare ancora meglio questo oggetto mega forte come la Glitch Crown. Questa è molto interessante. Qual è il limite di stats up se si usa Rock Bottom più Data Miner? Scopriamolo subito. Allora, già l'altra volta vi ho spiegato come funziona Rock Bottom, o in questo caso Dead Bottom. Però tanti di voi sicuramente non sapranno cosa fa questo oggetto terribile che è il Data Miner. Ma praticamente questo oggetto non fa altro che corrompere tutte quante le texture all'interno della stanza e aumentare e diminuire casualmente due statistiche, come potete vedere. Quindi, se io prendo Rock Bottom, che non mi fa diminuire le statistiche, e dopo uso Data Miner, qual è il massimo che riesco a raggiungere? È la cosa più cursed che abbia mai visto, sta cosa, ma vabbè. Ok, per qualche motivo sono arrivato a 120 di fire rate. Non so sinceramente come. E non so neanche perché mi stia dando tutti questi effetti casuali. Random tier effects for the room. Ah, ok, all'interno della stanza ti dà effetti di lacrime casuali. E a quanto pare uno di questi effetti era soy milk o qualcosa del genere, che mi ha fatto arrivare, ragazzi, a 120 lacrime. Che bello. Quindi, vedete? In realtà mi sbagliavo. Data Miner era uno degli oggetti più forti del gioco. No. Prossima domanda. Posso usare la Soul of the Lost per evitare l'effetto del Blood Oath? Forse sì. Scopriamolo. Per chi non lo sapesse, Blood Oath è un oggetto che, quando passi al piano successivo, ti toglie tutti i tuoi cuori rossi tranne mezzo e ti dà delle statistiche aumentate di conseguenza. Un po' di danno, un po' di velocità. Riusciamo, prima che ci cada il Blood Oath addosso, a usare una Soul of the Lost? Prendiamo in mano la Soul of the Lost e andiamo al piano successivo e cerchiamo di usarla prima che Blood Oath ci colpisca. Ok, ero fantasma, mi ha fatto danno, non sono morto, però mi ha tolto, come vedete, tutti i cuori rossi in ogni caso. Molto interessante come cosa. Adesso sono curioso, cosa succede se invece ho dell'invincibilità quando cade la spada della morte lì? Ora provo a usare la runa Algis, vediamo cosa succede. Ah, ok, non mi fa danno e non mi colpisce. Beh, figo, figo, figo. Una cosa in più che secondo me può essere anche molto utile. Il Trinket Panic Button funziona con il libro How to Jump? Come sempre, per chi non lo sapesse, il Panic Button è un trinket che ti permette di attivare l'oggetto attivo un attimo prima di quando tu prendi danno. E effettivamente può funzionare con il libro How to Jump? Vediamo un secondo. Oh mio Dio, sì che funziona. Ma fermi un attimo, ma sono immortale? Sorry? Ah no, se resto fermo no. Finché mi muovo sono immortale con How to Jump e il Panic Button? What the fuff? No, beh, ma è rotta sta sinergia, non la sapevo. Tra l'altro il Panic Button non deve essere sbloccato come trinket, quindi si può trovare fin da sempre. E quindi potete sfruttarlo assolutamente con questo libro, che di solito è completamente sottovalutato e inutilizzato. Cosa succede se diamo la Hank a Jacob o Esau e poi quello che ce l'ha muore? Qua credo che la risposta sia abbastanza scontata, ma non si sa mai con loro. Quindi se per esempio do la Hank a Esau, che è l'oggetto che permette al personaggio di resuscitare in Blue Baby, vediamo cosa succede se lui muore. La stanza
diciamo, ricomincia da capo, ok, e veniamo trasformati in Blue Baby. È ok. E invece cosa succede se facciamo il contrario? Quindi se do la Hank a Jacob e invece Esaù muore, vediamo un po'. No, comunque la run viene salvata e ci ritrasformiamo in Blue Baby. Quindi credo che a livello generico il respawn con questi personaggi sono collegati l'uno con l'altro. E infatti sì. È possibile sbloccare più di un personaggio Tainted in una sola partita utilizzando la Glowing Hourglass? Beh, sarebbe sicuramente utilissimo. Cosa succede se nel primo piano utilizzo la Glowing Hourglass se non ho ancora sbloccato il piano Home? Vengo comunque teletrasportato alla home, ok, quindi c'è sempre di base all'interno del gioco. Interessante. Quindi con Isaac ora posso sbloccarmi il suo Tainted, come è logico che sia. Poi se uso la Glowing Hourglass e poi cambio personaggio, per esempio diventando... Non ho sbloccato nessun altro personaggio. Shish! Quindi riproviamoci. Ora con Isaac sblocco Tainted Isaac. Usciamo fuori con la Hourglass. Cambiamo personaggio. E siamo Kane. E ora possiamo farlo? Oh mio Dio, sì che possiamo farlo! No, vabbè, abbiamo sbloccato due Tainted in una sola partita. Non credo sia verosimile farlo all'infinito perché mai più si riescono ad avere abbastanza cariche sia del clicker che della Glowing Hourglass. Però effettivamente abbiamo sbloccato due Tainted in una sola partita. E per finire, la domanda che tutti stavamo aspettando. Cosa succede se uso il Plum Flute contro Baby Plum? Signore e signori, stiamo per assistere alla battaglia della vita. Plum Flute e la mia personalissima Baby Plum contro Baby Plum. Boia! Le Baby Plum che vengono attaccate a vicenda. Beh, la mia ha stravinto, rispetto a quella del boss. Baby Plum, sei troppo forte. Grazie mille della visione, miei cari. Non dimenticatevi nei commenti di lasciare consigli o curiosità che proverò nelle prossime puntate. E di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Era da tanto che non lo dicevo, quindi perché no? Ragazzi e ragazze, qui Demone Blu, passo e chiudo.